Ecco qua, siete contenti? Anche io. Infatti quando mi ha chiamato, in realtà mi ha scritto su Instagram, mi ha detto ma presenti il mio libro? E io ho detto sì, certo. Non c'è stato dubbio alcuno. Poi ho pensato devo prendere 3 settimane di ferie perché per leggere un libro della Chiara Valerio che è già complicato il nome perché basta invertire ed è Valerio Chiara. Questa cosa qua ti è mai successa? Quando scriverò una mia biografia, se mai la scriverò, si chiamerà Un cognome da uomo. Eh sì, perché è complicato, cioè non tutti usano il nome come primo. E quindi niente, per cui poi mi sono messa a leggere questo libro e devo dire che è molto diverso dai libri precedenti, non che gli altri libri precedenti non fossero bellissimi, però è più leggibile, posso dire, gliel'ho detto già anche prima, cioè è un po' meno torrone, come dire. È un libro che tu lo leggi ed è un giallo, tra l'altro, come te, un po' meno torrone ti stai scrivendo. E no, perché poi ci sono anche dei libri suoi bellissimi in cui dici ma avrò capito bene, perché lo dici anche tu a un certo punto nel libro, non parlando di te ovviamente, dici si può pure non capire, non è che si fa sempre finta di non capire, ma si può proprio non capire. Quello, quindi a volte succede, no? E quindi niente, invece questo libro è un libro piano, che tu leggi piano e lo godi momento per momento, ed è un giallo. Come ti è venuto di scrivere un giallo? Non te lo chiederà nessuno. Posso attaccare la pipa? Sì. Breve però. Sì, se vuoi metto il timer del forno. Allora, io diffido delle avventure interiori, che sono solo interiori, e questo libro è essenzialmente un'avventura interiore perché è una donna che sostanzialmente capisce, forse teme, crede di sapere di essersi innamorata di un'altra donna. Forse il mio telefono? No, è il mio, non l'ho spento. No, è il mio. Ah sì? Ah no, non è il mio. E quindi praticamente ho pensato cosa mi può aiutare per raccontare questa specie di perdita di sé, e ho pensato affidiamoci a una struttura che somiglia a un giallo, cioè a un'indagine. Quindi per raccontare una pippa di una persona ho pensato che il giallo fosse la struttura adatta. Sì, questo. Però diciamo che il giallo parte con un morto. Vogliamo dire che è l'assassino e la facciamo finita, andiamo a mangiare la pizza? Sì. No. Allora, c'è una morta nella vasca da bagno, una morta annegata, si chiama Vittoria ed è una delle due protagoniste del romanzo, perché non è solo una morte, quindi chi se ne frega, e il racconto è l'indagine, ma è molto presente nel romanzo perché l'indagine è la ricostruzione della vita di questa Vittoria, che non è affatto facile perché è un personaggio bellissimo ma molto sfuggente, di cui tutti hanno preso dei pezzetti della sua vita come delle tessere di un mosaico, e questo mosaico, se la Lea, che è l'altro personaggio, che è quella che fa l'indagine, l'avvocata, se le mette insieme non è detto che riesci a recuperare proprio l'immagine perfetta di Vittoria. E quindi il romanzo si muove su questi due piani, un presente che è quello di Lea e il passato che è quello di Vittoria. E Vittoria è un personaggio molto affascinante. Come... Io un po' innamorata di Vittoria. Si vede. Ci sto ancora sotto, diciamo. Sì. Però in realtà mi interessava raccontare questa cosa che secondo me è vera. Cioè che quando incontri una persona di cui ti innamori, sostanzialmente la seppellisci di aspettative. Cioè seppellisci di aspettative, attenzioni. E ho pensato, ma se questa persona di cui uno si innamora è già morta, come funziona? E funziona uguale. È uguale. Perché non ci interessa niente delle persone che amiamo, ci interessa quello che suscitano in noi. E quindi questo è lo scherzo, diciamo, che sta dentro a questo libro. Ma dentro questa Vittoria cosa ci hai messo? Ci hai messo un po' di tuo? Perché a me sembra di riconoscere più di te nella Lea che non in Vittoria, oppure in entrambi i personaggi, perché sono molto definiti anche nei gusti piccoli, nei piaceri minimi, che cosa piace a una e che cosa piace all'altra.
Diciamo che io da liceo sono sempre stata innamorata delle professoresse e sono sempre stata, diciamo, fidanzata con persone che avevano un'età molto diversa dalla mia. Adesso che invece sono fidanzata e sto da 7 anni con una donna che c'ha la mia età, in qualche modo evidentemente questo fatto della persona mi mancava. E allora ho pensato che in qualche modo dovevo scriverlo. E quindi Vittoria e tutte le professoresse di cui mi sono innamorata nella mia vita. Le professoresse? Sì, per dirle, perché comincia al liceo. Cioè, io ho conosciuto qualche persona, qualche ragazza o qualche ragazzo che è stato fidanzato col professore del liceo, sempre cose non penali, credo, o forse penali, ma non lo sappiamo. Però io non ci sono riuscita. E quindi mi sono ripresa tutta quella roba lì. Cioè, Mara. E quindi dentro. Io sono Mara alla fine. Ah, tu sei Mara? Secondo figa? Me alla fine io sono Mara. Perché poi c'è questo terzo? Perché adesso non so bene, perché nei gialli non bisogna mai svelare troppo, lì bisogna decidere cosa vuoi dire tu. No, dici quello che ti pare. Ah, va bene, allora alla fine si scopre che... No, no. E la cosa bella di questo romanzo è anche il fatto che è un giallo morbido, e tutti i personaggi sono rotondi, cioè hanno una loro bellezza, una loro circolarità, una loro definizione, e ti piacciono tutti, cioè, anche quelli più spinosi, cioè come l'avvocato Pontecorvo, è simpatico, cioè alla fine nella sua spinosità e nel suo essere anche un po' trafficone, però è una persona, è un personaggio bello, quindi questo è talmente raro in questo modo di scrivere, in questo lavoro, in questi nuovi romanzi che ci sono, che sono perturbanti. Questo non perturba, cioè perturba giusto, e poi il resto ti racconta anche delle bellezze di ciascuno e dei misteri. Raccontare un mistero di una persona non è solo raccontare il mistero di una storia, di una trama, è anche invece scoprire delle cose piano piano che ti fanno innamorare di queste persone. Non ci, almeno io personalmente mi sono innamorata, non ho tendenze, però mi sono innamorata perché mi sono appassionata delle persone, di questi personaggi. Ma questa non è una storia vera. No, non è una storia vera, ovviamente sono storie rubate da storie di altre persone, sì, come al solito. Però c'era stato un omicidio a Scaur. C'è stato un bruttissimo femminicidio alla fine degli anni Ottanta, che è un pochino assegnato a una generazione di persone, tra cui me. Quindi in qualche modo... Intanto volevo tornare a raccontare un paese, il paese dove sono nata, nel periodo in cui ci ho vissuto, quindi che non è adesso. E un po' volevo in qualche modo ricapitolare le cose, gli amori, appunto, le professoresse, ma anche le cose drammatiche che uno ha vissuto, e metterle un pochino a sistema. Cioè, per dire anche una cosa che credo che sia, ma da quando sono lettrice di questo libro, quando ho scritto, non avevo tutto questo in testa. Un pochino per dire che in fondo le vite sono fatte di vuoti e di pieni, di amori e di odio, non si possono separare le cose. Un po' quella cosa lì, quando Lea dice alla bambina, cioè mia figlia Giulia sta tanto tempo davanti al banco dei gelati a scegliere i gusti, e poi a un certo punto, una volta che ha avuto la coppetta in mano, li mischia tutti. Ecco, io ho questa tendenza, ci metto tanto tempo a scegliere le cose e poi le mischio tutte, perché in fondo non riesco a tenerle separate, non ci sono mai riuscita, soltanto che in qualche modo adesso a 46 anni ho accettato che posso non tenerle separate, che possono stare insieme e posso non capirle, e in qualche modo forse questo libro è una specie di regà, non si può capire tutto, manco tu, soprattutto è quello che dicevamo prima, si può anche non capire, si può anche non capire, non c'è niente di male. E comunque, brava. Non significa che bisogna smettere di tentare di capire, ovviamente. No, ma però detta da una matematica anche... Ma la matematica è più sorprendente, nel senso che matematica ti aneddoto incredibile. Dai. Del mio professore, che si chiama Albino Canfora, è un professore di analisi matematica, molto celebrato anche nella matematica e politica. Oggi, tra l'altro, sono 10 anni che è uscito per il mio primo libro per Einaudi. Oggi sono 10 anni fa, è uscito l'Almanacco allora, del giorno primo. Il 14 marzo. Comunque,
il buon canfora. A un certo punto io arrivo un pochino innamorata anche di canfora, perché no, poi sì, un po' di ma che ormoni hai? Anche di Caterina, appena si è seduta subito che gli occhi che... Sì. Quindi vado da canfora e faccio: ah, professore, poi immaginate la spocchia di 19 anni. Quindi, professore, non capisco perché non riesco a fare un integrale così facile. Quello mi guarda come una miserabile e fa: Valerio, ma scusi, signorina, ma lo sa che integrale è? E io: un integrale col coseno di una banalità senza fine. E lui mi fa: è un integrale ellittico non risolvibile in maniera semplice. Signorina, impari con la matematica a sapere cosa non può risolvere, non a chiedersi sempre se può risolvere. Che bellezza, capito? Quindi quello è veramente. Io ci ho messo 20 anni per capire cosa davvero mi stava dicendo. Non l'avevo mai sentita sta cosa, quindi pensa, era bello. 59, quindi ci ho messo molto più tempo di te. Egli me l'aveva detto. Allora, e quindi questa Vittoria, torniamo a Vittoria. Vittoria, che tu dici a pagina 254 che è tipo una versione di greco. Lo leggiamo, che è bellissimo. Allora, 35, 54. Vittoria era come il greco, aveva lasciato poche tracce e per raggiungere il significato, ammesso che ce ne fosse uno, bisognava procedere ricombinando gli elementi, consci che sarebbe sempre rimasto un margine per l'interpretazione o, nel peggiore dei casi, che nessuna delle combinazioni avrebbe avuto senso. Anche questo è un po' divertente. Matematico. È, no? Copiato da Maria Grazia Ciani, che è una grandissima grecista che ha tradotto, diciamo, e che ha scritto... No, non ti mettere a citare come Cognetti, che mi alzi... No, ho copiato, ho detto. Ho proprio copiato, perché lei ha detto del greco, c'è questo saggio che comincia dicendo: del greco noi sappiamo, abbiamo pochissimi frammenti e dobbiamo continuamente ricombinare quei frammenti per capire il senso. Ho pensato: ah, trasportiamo dalla versione alla persona, sexy, l'ho messo. Brava, anche allora anche tutta la cosa di Carla Fracci è figa, quella lì. Quella anche. Sì, non so, io di solito copio tutto, Luciana, sempre perché sì, lo stesso... Perché studi talmente tanto che alla fine ti assimili e pensi di averlo detto tu, invece col cazzo che l'ha detto un altro. Sicuramente, allora, sicuramente ci sono più persone che parole, più persone che pensieri, quindi questo... Va bene, se siamo fortunati copiamo tutto, ma anche qui dipende dalla matematica. Vado dal mio professore di dottorato, a questo punto Luigi Maria Ricciardi, buonanima, e gli faccio: professore, ho calcolato questa varianza. E lui mi fa: Valerio, ma perché ha calcolato questa varianza? Perché non l'ha calcolata nessuno? E poi lui mi guarda e fa: Valerio, ma è sbagliata, questa varianza non si può calcolare. Io faccio: beh, professore, ma l'ho fatto io per la prima volta. E lui mi fa: Valerio, solo gli stronzi inventano e gli altri copiano. Quindi, cioè, io praticamente ho fatto una scuola taoista facendo la facoltà di matematica a Napoli, cioè un po' tra le frasi di Osho e, diciamo, un percorso buddista, scusate, anche un pochino stoico, un po' quelle cose lì. Quindi è stata un'altra cosa. Allora, senti, e quindi questa cosa, non la diciamo questa cosa di Carla Fracci? Vuoi che... No, è molto bella questa cosa di Carla Fracci, che devo dire, è però sempre se uno volesse andare, però, se volesse andare a ricostruire in fondo che cosa racconta, l'unica cosa che racconta il ritratto di Dorian Gray, che sostanzialmente se tu stai bene fuori da qualche parte c'è qualche altra parte dentro di te che in qualche modo marcisce. Si sta sfasciando. Infatti, e quindi, però su Carla Fracci era più divertente. Perché in effetti quando guardate i piedi dei ballerini di danza classica, in effetti sono nodosi e sono il contrario della leggerezza del corpo, perché in qualche modo quella leggerezza deve essere retta e consustanziata da una qualcosa che è molto radicato. E questo sì, questo credo di averlo pensato io, però non sono sicurissima, però probabilmente deriva sempre da Dorian Gray. No, che ridere. Guarda che ridere, mi mancate tanto, tu e Michela. Murgi. No, voglio fare un applauso a Murgi, che forse Dai. Lo sente da qualche parte. Ci manca tantissimo. I vostri dibattiti erano dei miracoli di intelligenza, di bellezza, di sapienza e di tutto. In questo periodo dove veramente... Tutti dicono le più grandi cazzate del mondo, la Murgia poteva essere una vendicatrice col suo badile, e quindi ci manca moltissimo. Comunque, Carla Fracci diceva composta: quando pensate alla leggerezza dei ballerini, guardategli i piedi. I piedi dei ballerini mantengono la memoria di tutti gli esercizi, tutti gli sforzi, tutto il peso, tutta la gravità delle ripetizioni, dell'equilibrio, dei salti, dello sforzo di fissare la vita, che è movimento, in una forma geometrica eterna ed eternamente riconoscibile.
bello, proprio così. Tra l'altro adesso leggevo che esiste anche una cosa che insomma l'hanno studiato, l'hanno definita gli americani, che è la sindrome della papera. L'hai sentita? No, che cos'è? Cioè che praticamente ci sono le persone che dicono: come va? Tutto bene. E poi più o meno così sotto si devastano, si fanno dei culi così. E allora la papera nuota sul pelo dell'acqua, però sotto fa tutto così. È bellissimo. Ed è in effetti è un po' la nostra vita, che quando anche diciamo tutto bene, poi nel frattempo ci facciamo un mazzo nero. Allora, senti, un altro protagonista appunto di questo romanzo è Scauri, che tu ci devi raccontare il paese dove sei nata, dove vivi, perché questo Scauri, io non l'avevo mai sentito prima di... no, e mi spiace, noi avete sentito Scauri tantissimo? Sì, ma perché l'avete sentito da lei? No. No, Scauri non è come la moglie del tenente Colombo, Scauri esiste però. No, esiste infatti, ma già Scauri come nome, come suono, fa paura, invece è un posto... Allora, il nome deriva da Marco Emilio Scauro, tribuno della plebe, sotto Silla, che a un certo punto andando, questa è la versione che racconto io, perché ci sono due Scauri in Italia, uno è a Pantelleria. Questa te la sei inventata anche No, uno è a Pantelleria, forse sì anche, uno è a Pantelleria e l'altro è appunto in provincia di Latina, e Marco Emilio Scauro andando verso l'Africa fonda prima Scauri, dove c'era l'ex Minturne, e poi Scauri a Pantelleria, però penso che se c'è qualcuno di Pantelleria che arriverà a pubblicare con editori nazionali come Naudi e Sellerio, potrebbe dire che invece Marco Emilio Scauro stava tornando dall'Africa e ha fondato prima Scauri in Pantelleria e poi Scauri in provincia di Latina. Ovviamente, come ci insegna Cartesio, lo zero è un artificio e si possono orientare gli assi dove vi pare. Ci ho detto... Rallenta, scala la marcia, perché sennò ci perdiamo delle robe, amore. Ci ho detto, Scauri è questo natio borgo selvaggio, come aveva scritto Luigi Compagnone, la mia città senza grazia, perché ci andava in vacanza da Napoli, in una lettera da Anna Maria Ortese, due Allegroni, Compagnone e Anna Maria Ortese, ci sono nata nel 1978 e i miei genitori hanno sempre vissuto lì, le mie sorelle si sono riprodotte e sono tornate a vivere a Scauri. Sì, sono tornate a vivere a Scauri. E tu no? No, io ci ho vissuto, come dice mia sorella Silvia, non so se ti ricordi quel film che si chiamava Tanghi, dove c'era quello. Sì, come no. Ecco, loro mi hanno chiamato Tanghi per tutta la vita, perché semplicemente perché io ho fatto l'università avanti e indietro, invece loro, siccome erano seconda e terza, avevano avuto la casa, mentre siccome io ero la prima figlia, mi era stato detto: questa è più stupida di mamma e papà che non riesce a fare l'università avanti e indietro. E io avevo creduto, ovviamente, e ho fatto avanti e indietro. E invece loro no, quindi io stavo a casa e loro mi chiamavano Tanghi, però invece adesso mi sto riprendendo, li chiamo io Tanghi adesso, allora Tanghi a loro e ai loro bambini, tutti lì. E quindi queste, è un po' come lei, queste robuste radici le hanno tenute ferme lì e hanno trovato un fidanzato di Scauri? No, ovviamente nessuna delle due, però diciamo mio padre e mia madre hanno sempre vissuto lì, ma è un posto dove è facile andarsene via perché sta sulla direttissima Roma-Napoli, quindi... è molto ben passi collegato velocemente. Io adesso proloco, è molto ben collegato comunque. c'è un mare, le spiagge sono accessibili, i lettini costano più l'ombrellone, tipo così, proloco, però è molto, c'è un lungomare di 6 chilometri, si può vedere bene diciamo la devastazione che è stata fatta sulla riviera tirrenica, però non tanto, infatti questo fatto che le case non ci sono gli ecomostri è perché, non avendo studiato abbastanza, non c'erano gli architetti ma più geometri, e quindi non si poteva diciamo fare costruire però fino al secondo piano. Non sono come in Calabria, no. Che non... No, è come, infatti la prima volta che è venuta Teresa Ciabatti, quando poi a Scauri, era sconvolta dalla bruttezza, mi diceva: ma non è possibile. Ma non è possibile, perché non c'è la tolleranza tra una casa e l'altra? Perché ci sono delle case che non sono addossate, ma dove c'è 50 centimetri tra una casa e l'altra? Quindi sì, infatti lei lo chiama sempre quel bel posto dove sei nata, come se Orbetello, dove è nata Teresa Ciabatti, fosse una nota località turistica, però questo... Però tu dici che ha una certa grazia scomposta. Sì, perché mi piaceva molto il suono della parola grazia. Grazia scomposta. Anche a me. Quindi credo che anche ci sia, sarebbe un bellissimo nome. Piacere, c'è una verità. Grazia scomposta. Però ormai mi fido, ormai essendo una signora di mezza età, mi fido delle cose che suonano molto bene. Grazia scomposta mi sembrava che funzionasse bene. Cos'ha Scauri di tanto attraente perché le persone ci rimangano a vivere e altre si stabiliscano? Se devo essere sincera, avvocato, penso dipenda da una certa grazia scomposta. Che intende con una formula tanto poetica? Ci sono ancora pochi architetti e ingegneri e dunque le case, che pure non rispettano alcun piano regolatore, non possono essere più alte di 2 piani.
Come sa, pochi sono i piani concessi ai geometri, e dunque questa strana fetta di lungomare pontino, stretto tra l'acqua e le montagne e cinto da due promontori, è un posto piacevole nel quale vivere. I professori delle mie figlie sono eccezionali e i miei lo sono stati, quindi siamo preparati. Andiamo a studiare fuori, vinciamo concorsi e dottorati e poi torniamo in questa specie di mezzaluna di sabbia non troppo chiara e nemmeno troppo scura, una sabbia qualsiasi che somiglia alla pozzolana. Passeggiamo tra le rovine romane dell'antica Miturne, c'è un bellissimo capitello che non so quanto durerà, o nel cimitero inglese che, se le capita, mostra nella disposizione delle sue tombe come funziona un impero coloniale, e osserviamo gli altri lasciandoci osservare. L'avvocato Pontecorvo mi aveva guardato accennando un sorriso la cui bonarietà non riuscivo a valutare. Mi ero alzata e gli avevo teso la mano. La convince come spiegazione per trasferirsi a Scauri? No, ma è gradevole ascoltarla. Bellissimo. E poi un altro protagonista di questo racconto sono i fiori, le piante, i giardini. Tu sei un'appassionata di giardini, te ne intendi? Allora, non sono come Michela Murgia, che bastava che imponesse un dito che faceva morire le piante. Quindi proprio bastava che le piante fossero la presenza nella stessa stanza di Murgia per appassire, il contrario del cartone animato giapponese di quando passa, o delle favole di quando passa qualcuno i fiori fioriscono, oppure come dice Moravia a Valentino Bompiani, che cos'è uno scrittore? Uno scrittore è quando sale, che uno scrittore è quella persona che quando sale su una pianta la pianta fiorisce. Ecco, io non sto a livello di far fiorire le piante, né metaforicamente né realmente, però sono molto affascinata e sono una grande lettrice teorica di giardini e di giardinaggio. Ecco. Proprio molto teorica. Devo dire la verità che a Venezia, dove ho una corte, che Marcella chiama la corte umida, però invece sto lì e ho cominciato anche a potare le piantine. E funziona. Che a Venezia è anche complicato, c'è un'umidità bestiale. Sì, però funziona potare le piantine, quelle si rinforzano esattamente come quando, certo, ti tagliavano i capelli da bambina e ti dicevano così si rinforzano. Ecco, anche le piantine. Quindi credo, e quindi che qua c'è un giardino bellissimo di questa casa bellissima che esiste, no? Te la sei inventata? No, esiste, esiste, esiste ed è sempre stato un sogno. Allora, c'è questa strada che in effetti è un po' la strada dei notabili di Scauri, che dunque era un po' bistrattata come strada dei notabili, ci vivono i fighetti, un po' i parioli di Scauri sostanzialmente, o il vomero di Scauri, un po' quella roba lì. Però c'è una casa che è una casa che è ancora distrutta, distruttissima, è fatiscente. E se fosse un altro paese si potrebbe dire della Bre con una certa eleganza, invece è solo fatiscente. E allora io ho pensato, rimettiamola a posto, almeno scrivendola. Ah, invece, ma ci vive qualcuno? No, nessuno, perché è una specie di, come dicono a Roma, è bombardata, signor, la casa, per dire che ci vuole molto per rimetterla a posto. Però c'è il giardino, c'è il giardino, sia davanti che dietro. Amore, con gli introiti di questo romanzo di Sellerio, un attimo. Se ne possa essere, come diciamo. Ma sì che mi compri il rudere. E dentro quindi ci abbiamo questa mimosa di Costantinopoli, che non è una mimosa giapponese, non è una mimosa timida, sai, di quelle che sfiori le foglie fanno così, ma è una mimosa di Costantinopoli, tant'è che diventa un punto fermo anche questo del romanzo, la Costantinopoli. Allora, un po' mi piaceva dire questa cosa qui, che sostanzialmente le persone, gli esseri umani si assomigliano per questioni linguistiche, altrimenti non è che Natalia Ginzburg attaccava il pippone sul lessico familiare facendo quella metafora indimenticabile, dicendo se noi ci trovassimo nudi in una grotta, nudi al buio in una grotta, ci riconosceremo perché parliamo così. Allora, in effetti, quella sta dicendo una cosa, che il sangue scorre in tutte le specie animali, ma le parole sono umane. Quindi noi ci possiamo riconoscere solo con le parole, perché il sangue non ci dà, e questo sarebbe proprio la grande bandiera contro, ma il sangue vale. No, non vale un cazzo per gli esseri umani, perché sostanzialmente valgono le parole. Vaglielo dire ai nostri politici. No, però basterebbe leggere Natalia Ginzburg, che è anche antologizzata, comunque sta nelle scuole, si legge nelle scuole, basterebbe aver fatto le scuole pubbliche italiane quindi per sapere questa cosa dei levi di lessico familiare. Beh, è vero. E quindi
mi piaceva che per distinguere gli scauresi da non scauresi si sapesse che la casa di Vittoria, dalla casa di Costantinopoli, diventa la casa di Costantinopoli e poi solo, perché sono mitomani, Costantinopoli. Quindi questo è, quindi Costantinopoli dentro Scauri, e questo mi piaceva, che tra l'altro Einaudi ha pubblicato tanti anni fa, direttamente intascabile, questo romanzo magnifico, questo libro magnifico scritto da Tommaso Braccini e Silvia Ronchei, che si chiama Il romanzo di Costantinopoli, costruito con una certa furbizia e perizia editoriale secondo questo principio. Cioè ci sono luoghi nei quali la proliferazione architettonica è andata di pari passo con la proliferazione narrativa, eguagliando quindi le case vere alle cose raccontate. Top. Ecco, e quindi in qualche modo Costantinopoli voleva tenere anche questa cosa dentro, che cioè ci si riconosce per questioni linguistiche e solo quelle, perché il linguaggio è precipuo dell'essere umano, e soprattutto che il sangue in un libro dove in qualche modo i rapporti sono tutti rapporti di frequentazione, sono rapporti di frequentazione linguistica e dove ci si maschera per questioni linguistiche. Lea e Vittoria si assomigliano venendo da estrazioni culturali, sociali e geografiche differenti, perché in fondo, come gli dice Mara, voi potete parlare di questo perché avete letto le stesse cose. Dicendo questo, c'è una specie di elogio della nostra particolarità linguistica e della nostra possibilità di fare il cosplay con le parole, per esempio. Vuoi bere un sorso? Sì, bevo un sorso. Perché insomma... Comunque io sono andata a vedere come la mimosa di Costantinopoli, bellissima, fa dei fiori rosa meravigliosi. Ma tu c'hai il giardino? No, c'è un terrazzo. E non lo puoi mettere sul terrazzo? Adesso, un attimo, però l'ho scoperto in questi giorni leggendo il libro, non sapevo neanche che esistesse, io non è che avevo letto Ronchei e la cosa. Comunque, andiamo avanti. No, perché quello che tu dicevi è vero, perché c'è una questo personaggio di Vittoria, quella che è morta annegata nella vasca da bagno, è un caleidoscopio di immagine, di persone, perché ciascun personaggio di questa storia ha un'immagine di Vittoria diversa dalle altre, cioè c'è una base comune e poi ci sono sfaccettature diverse. Lea sa qualcosa di lei perché comunque si sono frequentate, facevano le passeggiate insieme, andavano al mare insieme, eccetera. Mara, quest'altro personaggio che non abbiamo ancora nominato, che vive con lei, non si è mai capito se era una figlia adottata, se era un'amica, se era un amante. Anche lei conosce la Vittoria in un certo modo, l'avvocato Pontecorvo, adesso non ve lo svelo, però in un altro ancora, Filomena in un altro, cioè ogni personaggio ha un pezzo di Vittoria diverso, ed è bellissimo questo perché muove tantissimo la storia e te la fa scoprire di volta in volta. E in realtà questa Vittoria è anche molto presente nella vita di Scauri, perché lei è una guaritrice. Cioè è una che si prende cura delle persone, ma difficilmente ama farsi curare, cioè ama che qualcuno si curi di lei, e quindi è anche molto esperta di erbe, di piante, di fiori, e quindi anche di, non diciamo perché sennò c'è qualche guaritrice nella tua vita? No, c'era il mago di Minturno, che tra l'altro è venuto a mancare da poco tempo, molto simpatico, Giovanni Russo si chiamava, tra l'altro omonimo del fratello di mia madre che si chiama Giovanni Russo, però era un signore che cresceva in un campo di fave, motivo per cui quando Murgi è venuto a Scauri volevo portarla dal mago di Minturno, ma siccome Sarda c'aveva il favismo non è voluta venire, mi vuoi ammazzare che mi porti dal mago di Minturno? Esatto, invece semplicemente no, mi piaceva raccontare una cosa, cioè anche qui, quando poi l'ho letto, ho capito una cosa, che un pochino Vittoria è tipo è la Chiara Ferragni della bolla fisica di Scauri, sì, è l'influencer che in quel senso lì soltanto che, e questo diciamo se uno vuole riportare la bolla del paese alla bolla social, se invece uno vuole dire che cosa fa uno scrittore o una scrittrice nella vita, dà l'impressione a tutti, o i grandi seduttori cosa fanno, tutti sa cosa che è Vittoria è sicuramente una grande seduttrice, ti fanno pensare che tu per quei 5 minuti che li vedi ti stanno a dire tutto e tu sai tutto di loro e tu ci credi, sì. Ci credi e ci vuoi credere, quindi è questo che succede, che a un certo punto tutti si rendono conto, e Lea prima di tutto, che non solo sapeva solo uno spicchio
giudizio minimo della vita di Vittoria, ma quello che sapeva era in gran parte sbagliato. Sì, era un'idea che si era fatta di lei perché era talmente affascinante il suo modo di fare. Che... E questo a me mi affascina molto, le persone, mi piacciono molto le persone che hanno questo garbo narrativo nei confronti degli altri, cioè di farti credere che ti stanno dando... tutto, e invece per loro non è un'unghia, e non si preoccupano delle contraddizioni tra le loro immagini, perché lei non si preoccupa, sì, questa è la cosa stupenda, che lei non se ne frega niente di dire a uno una cosa e uno un altro e queste due cose sono in contraddizione, non le interessa niente, a lei interessa dare l'impressione che ti sta dando tutto di lei. E in qualche modo ci sarà pure questa stilla del tutto che passa, diciamo, in questa fantasticheria, in questo esercizio narrativo. Beh, però è anche vero che anche nel quotidiano ci sono delle persone che tu le vedi in un certo modo, un altro le vede in un altro, e tutte e due hanno magari una sfaccettatura della stessa persona, però a te affascina talmente tanto che quindi riesci a vedere un'interezza che l'altro non riesce a vedere, vede soltanto un pezzetto. Però è un'interezza parziale. Parziale, sempre. Tra l'altro ne parlavo, c'è un grande matematico italiano che si chiama Paolo Zellini, che io amo molto, e che ovviamente si è occupato per tutta la vita di grandi matrici, cioè di tabelle gigantesche che servono sostanzialmente ai motori di ricerca, e ha scritto un libro molto famoso che si chiama Breve storia dell'infinito, che tra l'altro di cui Calvino ha molto parlato nelle sue lezioni americane, e a un certo punto gli dicevo: pa, ma tu ti rendi conto che l'idea di infinito che noi possiamo avere è solo un finito molto grande, che è il finito fatto dalle macchine? E quindi questo tutto che Vittoria dà, cioè è in realtà è solamente un poco molto particolareggiato. Quindi se noi diamo un poco molto particolareggiato, l'impressione che abbiamo è del tutto, esattamente come noi ci lambicchiamo da tutta l'umanità, sicuramente da Aristotele in poi, ma forse anche con i presocratici, su che cos'è l'infinito e che cos'è l'infinitesimo stacco. L'unico infinito che possiamo vedere è un infinito che viene sostanzialmente prodotto per ripetizione da una macchina il cui chip costa di produzione $2.50. Questo è l'infinito a cui noi possiamo avere accesso. E questa cosa, da una parte, mi sembra ridicola, ma io amo essere ridicola e amo il nostro ridicolo. Penso che il sesto senso non è vede i morti, ma è il ridicolo. E quindi Vittoria in qualche modo rivela la diffusione del senso del ridicolo, perché tutti pensano di possederla, ma invece sanno una cosa... Ma anche forse quelli che vera. La indagano, anche il medico che ne fa l'autopsia pensava una cosa. Perché è innamorato. È innamorato perché c'è la scena di seduzione più bella, secondo me, dei romanzi italiani dell'Ottocento, sta in I Malavoglia di Verga, che uno di solito associa alla Iella. No, c'è una scena in cui Alfio Mosca vede camminare Lia e Verga dice che la gonna a fiori le ballava intorno alle ginocchia, e io quando l'ho letta da bambina, perché è stato il primo libro da adulta che io ho letto ordinato da scuola, I Malavoglia, in prima media, e sono rimasta scioccata, per me quell'immagine. Allora ho pensato che il medico, quando ho visto per la prima volta Vittoria, doveva vedere qualcosa che ballava intorno alle ginocchia, e questa cosa qua gli avrebbe impedito di vedere qualsiasi cosa, gli avrebbe dato una cecità, perché questo fa l'amore. Infatti. Ti fa vedere meglio ciò che ami, ma ti fa vedere meno. E quindi essere innamorati è sempre una cosa complicatissima, perché vedi meglio, però vedi meno. E lui vede meno, in qualche modo. E quindi diciamo che... Cosa volete dirle a questa qua? Quindi c'è comunque un altro grande tema di questo romanzo, è l'identità di, ma anche di Lea, perché lei parte in un modo e poi la scopriamo anche molto diversa da come è partita, no? Da, insomma, avvocato che ha studiato fuori, è tornata, le radici, il marito, due figli, tra l'altro che fanno giocare le Barbie e le fanno diventare astrofisiche, solo nei tuoi romanzi, le bimbe fanno giocare le Barbie. Come scienziate. Troppo, perché questo è veramente biografico, perché siccome mio padre ha avuto sempre il grande garbo di non trattare i concetti astratti come se fossero irraggiungibili, quindi sostanzialmente ci leggeva le cosmogonie, cosmologie di Gratton o altri libri di fisica, i pezzi facili di Feynman, come se fossero delle favole. Che fortuna però, mio papà aveva la quinta elementare. Ma infatti penso che per loro anche sia stata una fortuna, visto i genitori che avevano, raccontare queste cose. Cioè, loro veramente hanno pensato che fosse proattiva quella roba lì, certo. Che ti facesse saltare da un'altra parte. Sì, che per proprietà transitiva tu andavi ancora più veloce. Esatto, quello è.
E quindi sì, noi giocavamo con le Barbie che facevano sostanzialmente astrofisica, con mia mamma che si lamentava, lamentazione che è messa, diciamo, nel libro, ma perché nessuno fa l'avvocato o fa qualche altra cosa? Perché erano tutte avvocato, neanche la pettinatrice. No. Ah, ecco, certo. Così. Fish per dire l'elemento. Però per loro uguale, cioè nel senso non hanno fatto, ecco, quando l'unica volta nella vita che ho leggermente smesso di studiare perché avevo perso la testa per una persona e quindi invece di fare tutti e quattro gli esami in sessione estiva all'università di matematica ne avevo fatto uno. Per mio padre questo mamma, è stato tragedia. Mi ha detto: senti, qui non è che ti possiamo pagare gli studi. Tra l'altro io sapevo benissimo che in qualche modo gli studi di matematica non si pagavano le tasse perché non si iscriveva nessuno, quindi mi sentivo pure male. L'abbonamento mi fa: guarda, se non hai intenzione di studiare te ne vai a lavorare, perché non c'è nessuna qualità morale in chi studia rispetto a chi non studia. Io: ah vabbè, comunque avevo fatto comunque esame d'analisi, ma sempre col Bino Canfor, avevo comunque fatto l'esame, però lui, per lui era no, niente, certo, vabbè, quindi, ma quindi Barbie astrofisica, sì, Barbie astrofisica, certo. Però per loro non te la dicono altissima, dicono vabbè, come quando ho vinto 3 dottorati di ricerca. Mio padre ha fatto: vabbè, comunque è fatto su valori medi il dottorato di ricerca, certo. Mica è fatto sulle punte. Io: ah vabbè. Beh, le tue sorelle sono anche così? Hanno anche le figlie che giocano con le Barbie astrofisiche? Sì, è simpaticissimo, ma adesso non ve lo posso dire, mio nipote che ha fatto 10 anni ieri, mi chiama e fa: zia Chiara, però non è veramente un giallo. Scusa, faccio io, ma perché lo dici? Zia Chiara, guarda, si deve molto chiarire bene qual è il movente, non si capisce bene il movente. Io ho letto molti Agatha Christie, io. No, e io: amore, ma quanti ne hai letti, scusa? 7. Allora, la mitomania di un bambino di pensare che avendo letto 7 gialli di Agatha Christie ti deve dire che tu non hai scritto quella cosa lì. Ma che inferno! È un inferno, sì. È un inferno. Meraviglioso. E poi hai una certa versione per il Kintsugi, e su questo devo dire sono d'accordo con te, molto bello. Perché a un certo punto è diventato... Eh sì. Eh sì, ma è come quando Murgi continuava a dire queer, io dico: Murgi la sta a fare diventare come resilienza. Cioè ci sono delle parole che vengono sostanzialmente consumate, tipo il kintsugi o kintsokuroi, che è riparare con l'oro, che poi è copiato da Cartesio, però è vero che quelli l'hanno detto prima perché sono civiltà più antiche delle nostre. E adesso non attacco la mina sull'acciaio temperato, non importa. Però infatti, però no, il kintsugi non sempre migliora le cose, le aggiusta, ma a volte storte anche. Però quando le aggiusta storte è tutto sommato bene. Sì, ma siamo sempre sulla non conformità dei corpi, sulla non conformità, certo, della brocca, la possiamo, certo, accettare. Certo. E poi a Lea piacciono molto i bar delle stazioni. Questo è bello anche, questa cosa della... Perché tu viaggi tantissimo. Allora, io sono affascinata dalle stazioni. Allora, tu lavori a Venezia. E quindi ti sposti da Roma a Venezia tutte le settimane? Tutte le settimane. Ecco, quindi... Però ho sempre amato molto le stazioni, perché io sono cresciuta in una casa dalla quale si sentiva il rumore dei treni della direttissima Roma-Napoli, e soprattutto dietro casa, per la via che è la via Olivella, lungo la quale corre la ferrovia Roma-Napoli, c'era questo casotto, una specie di casa matta, dove ovviamente io andavo a accendere delle candele e poi dicevo: oh, ho visto una luce, ci stanno i fantasmi, tutto da sola. Però passavo il tempo ad attraversare questa ferrovia, anche pericolosamente, perché non era transitata, quindi andavo lì, poi facevamo quelle cose che si vedevano nei cartoni animati degli indiani, che tu mettevi, dei nativi americani, che dove mettevi l'orecchio sul binario e sentivi il treno, poi ci stendevamo su quelle cose che si fanno, diciamo, nei paesi di provincia. Non c'è mai successo niente. Poi l'altra cosa che facevo sempre, ma questo tipo ogni pomeriggio, cioè io andavo a mettere le monete, non so se avete mai messo le monete sui binari, e poi ci passa il treno, diventa grandissima, stupenda, quando non ti salta in faccia. A me non mi è mai saltata in faccia, però facevo le piattine, sì, gigante, esatto, a piadina, era divertente, sì. Sei e poi una volta mia madre mi ha detto: mia madre ha detto: è distruzione dei beni dello Stato, non si fa. ma vai dall'analista o sei andata? No, adesso non, nel senso che io penso, allora, scrivendo forse io credo sostanzialmente di aver scritto così per sempre il libro con protagonista il conte Dracula, il cui migliore amico è Jung, sostanzialmente per dire per confrontarmi con questa cosa, cioè che secondo me la psicanalisi ha trasformato le persone da lettori in parlatori, e ha fatto una cosa che in qualche modo è divertente e ha funzionato, cioè ha fatto credere a ciascuno di noi che ognuno avesse il suo demone personale,
mentre Dracula è l'ultima figura paurosa, spaventosa e spaventevole comune a tutti gli esseri umani, quindi è l'ultimo in qualche modo simbolo che aggrega tante... è ovviamente una declinazione dell'antropofagia, però questo mi interessava, cioè dire che la psicanalisi ha preso il posto nella letteratura del cuore degli uomini e quindi trasformando gli uomini in tanto di gesto essere umano e trasformandoli in qualche modo in parlatori e facendoci sentire particolari rispetto alle nostre paure e ai nostri amori. E invece, come si sa benissimo, siamo tutti uguali rispetto alle paure e rispetto agli amori, cioè facciamo tutti le stesse stronzate. Super, tu però parli più veloce degli altri. Però Luciana... però io voglio vedere i vocali di Chiara Valerio, velocità 2. Ah, voglio proprio sentirli. Sembra Chipmunks, il cartone animato. No, però tutti sentono i vocali a 2x, quindi sostanzialmente tutti ascoltiamo a 2x, però ce lo aspettiamo dalla macchina e non dall'essere umano. Perché invece tu lo fai da essere umano. Vorrei continuare a dire, già l'ha detto Andy Warhol, cioè vorrei essere il mio oro alla sigaretta, io non vorrei essere il mio vocale del telefono, però comunque mischiare diciamo l'umano con la macchina è sempre divertente, perché questo ti fa riflettere sia sull'umano che sulla macchina, credo. Allora, io volevo leggere queste tre pagine che sono carine, molto belle, pagina 121-123, io non vedo una mazza più, non so. Ma no, perché ho le lenti a contatto, ma non quelle bifocali. Infatti non vedo una minchia. 121. Allora, stiamo parlando di Lea che dice, pensa, ricorda di che cosa parlava con Vittoria e dice... Di cosa parlavamo? Le piacevano i fiori, le foglie, le erbe, le conchiglie, le barche. Le barche moltissimo, le navi anche. Le piacevano la darsena e lo scoglio, le piacevano le palme e gli oleandri. Le piaceva il pesce arrosto, i vagoni dei treni, specialmente le carrozze ristorante. I ricci di mare, il mare, le passeggiate in città sconosciute, i cani, i gatti, i bambini spiritosi, non tuo nipote, il sole tra le foglie, i bar, i giochi di carte e anche la Coca-Cola. Ah, le piacevano le cannucce. Discutevano spesso di storia, la storia le interessava e anche a me. Mi chiedevo quante delle cose che Vittoria amava fossero a scauri e oltre al mare, al pesce arrosto, alle cannucce colorate e ai ricci quando era stagione, mi dicevo nessuna. Avevo frequentato l'asilo e la primina dalle suore e imparato, come molte, a camminare sotto braccio. Non so se lo avessi imparato, ma ne avevo l'abitudine. Poi questa abitudine era scomparsa e con nessuna delle mie amiche lo facevo. Con Vittoria sì, forse una differenza di generazione. Mia madre in effetti mi prendeva sotto braccio. Una volta avevo incontrato Vittoria davanti alla scuola elementare. Stava ferma, il sole le faceva brillare i capelli bianchi che cominciavano a comparirle sulla testa. A osservare un gruppo di bambinetti che si preparava a uscire da scuola, forse per una gita. Vittoria, senza sorridere ma con quei suoi occhi sabbiosi e mobili, osservava le mani dei bambini aggrappate a un'unica sciarpa. La maestra probabilmente aveva detto loro di non allontanarsi e inventato l'espediente della striscia di stoffa. Così i bambini sembravano i millepiedi di un millepiedi. L'avevo chiamata, voltandosi mi aveva fatto un cenno con la mano. «Sai», aveva detto, «non vedevo una cosa del genere dalle mie scuole materne. Le suore ci facevano camminare così». Non aveva aggiunto altro e io non avevo chiesto quali suore, quali scuole, dove accadeva, chi erano le compagne di classe e non perché non fossi curiosa, ma perché subito Vittoria mi aveva anticipato. «Andiamo», mi aveva detto, «ti accompagno in ufficio». Mi chiedeva di Luigi, delle bambine, dei miei genitori e io parlavo, talvolta addirittura male, lamentandomi e le risposte andavano dal sorriso al riso, a qualche esclamazione di divertimento o di dispiacere. Vittoria mi prendeva sotto braccio, mi stringeva il polso, mi passava una mano intorno alla vita e mi tirava a sé come per scuotermi, occullarmi. Mi toccava, mi sfiorava, pur senza parlarmi. Le sue mani commentavano. Uno deve pur dire qualcosa durante la vita coniugale, no? Sì, rispondevo. Sì, certo. Non ho mai saputo niente di lei, ma solo ciò che faceva a scauri. E in fondo non lo sapevo nemmeno da lei. Capisco adesso che Vittoria era entrata a far parte della mitologia del paese, eppure che quella mitologia che pareva spontanea era forse indotta da Vittoria stessa, dalla sua sobrietà, dalla sua reticenza a commentare fatti con le parole. Vittoria parlava poco, la sua timidezza era però entusiasta.
e in questo suo parlare poco era diversa da noi. Veniva da un'altra parte, ancora più di Linona, la farmacista, da case con libri, da abitudini ai ricevimenti, alle chiacchiere, ai viaggi, da una storia che non ci riguardava, piena dei passati remoti di chi la storia la scrive. Adoro i vagoni letto e le carrozze ristorante. Brava. Senti, io sono sempre curiosa perché in tutti i tuoi libri, ma in questo in particolare, c'è l'alto, il basso, gli spunti anche comici, divertenti, la scrittura leggera, la scrittura profondissima, i ricordi, le citazioni. Cioè, come riesci a mescolare tutto questo magma incandescente che c'è dentro sempre quello che dici, quello che scrivi? Sei sempre piena di cose. Come sto pieno? Come fai a gestire tutto? Non sto lo gestisco, no, nel senso ho accettato, a parte che veramente io ho difficoltà a pensare che esista l'alto e il basso, questo non me ne voglia Aristotele e sui elementi, però ho difficoltà a pensare. Si capisce? Penso che non ce la faccio, io veramente non ce la faccio a distinguere, Luciana, non ce la faccio, cioè è un artificio la distinzione. Per me, perché per me è sempre tutto unito in qualche modo, e l'alto e basso poi ne faccio una questione, l'ho raccontato tante volte ed è vero, io sono cresciuta in un paese senza librerie, senza biblioteca, dove l'unico posto dove comprare i libri che non erano a casa mia, che comunque erano tanti, anche perché ripeto, il signore della rateale UTET per me era zio Michele, quando mi ha detto che non era parente ci sono rimasta molto male. Sì, stava sempre lì, o era l'amante di mia madre o era un parente. No, era il signore della rateale UTET che ci vendeva l'enciclopedia. È vero? Però l'unico posto era l'edicola, e nell'edicola c'era Scorpio e c'erano le Ripubblicazioni di Guerra e Pace. Quindi per me Tolstoi e Scorpio sono sempre stati sullo stesso piano. Bellissimo. Non ho mai questo fatto una differenza. Cioè, non, infatti, cosa ti insegna questo? Cosa impari da questa cosa? Che sostanzialmente alto e basso, il modo in cui le cose le tratti, non sono alte e basse in sé. Certo. Quello è il punto, che purtroppo è un problema culturale cogente. Esiste l'alto, esiste il basso. Ma glielo dire a San Giuliano, vai. Capito. Purtroppo, si parte da Prezzolini, però, perché altrimenti pure da Tolkien non c'è, ci sono questioni anche lì, hackerati autori che sono, cioè fare che è un autore di destra o di sinistra, un autore mica è di destra o di sinistra, cioè è un autore, ognuno ci può vedere delle cose dentro, in autori abbastanza complessi dove dentro ci sono delle cose, però sì, io non riesco a fare la differenza. Ma questa è una bellezza, voglio dire, non ce l'ho mai fatta, nonostante tutti quegli anni di matematica, che, dove poi si è capito che invece la matematica è la cosa più mischiata, stranissima di tutte, cioè una disciplina astrattissima, dove però invece capisci che l'antropocentrismo arriva alla nostra attrazione perché ci sono basi per contare più comode della base 10, e noi contiamo in base 10 perché abbiamo 10 dita, quindi la vanità arriva fino all'astrazione più somma. Ecco, non riesco a fare la differenza. Cioè, per me, tra l'altro, vorrei tanto, perché ecco, questo vorrei, però non mi è mai capitato. Ci sono delle un piccolo carteggio tra Simon Weil e André Weil, grande filosofa, grandissimo matematico. È un corpus di pochissime lettere, 13 lettere, dove sulla matematica, che partono da questo fatto che André Weil, siccome sta facendo la sua ricerca fondamentale di matematica, si dimentica di rispondere alla lettera di leva. E ovviamente in periodo di guerra lo arrestano. Certo, a un certo punto lo arrestano, proprio lo arrestano, lo ingabbiano, e a un certo punto scrive la sorella, dice: io devo spiegare che cosa stavo facendo, e lei gli fa: raccontamelo a me, glielo spiego io. E lui dice: non te lo posso spiegare, perché per spiegarti le cose dovrei averle capite una dietro l'altro, ma invece io le ho capite tutte insieme e quindi non posso spiegartele. Quindi lui dice qualcosa a Simone Weil, la lettera non c'è, però c'è la lettera di Simone Weil con cui non si sa che cosa ha capito, però essendo Simone Weil riesce a far uscire il fratello dal carcere. E questa è una cosa bellissima, cioè non tutti siamo André Weil, però a tutti ci arrivano le cose certe volte tutte insieme. E per non farci travolgere, come scrive Dune, no? Lasciati attraversare dalla paura, dice il Kesatz Aderano. Ecco, invece di lasciarsi attraversare dall'incomprensione, ci accontentiamo di una piccola spiegazione. Invece farsi attraversare dall'incomprensione è una cosa molto avventurosa, e soprattutto ti calma di attaccare i pipponi sul senso della vita e alle altre persone. Perché dice: oh, se capisce niente, nessuno capisce niente. Cioè, poi soprattutto questo fatto che hai capito per sempre. No, ho capito volta per volta.
ci vuole tanto tempo e molta sicurezza e molto amore delle persone intorno per accettare che le cose non si capiscano, però secondo me si può fare. Fate matematica. Ma senti, tu mi spieghi come vive una giornata la Chiara Valerio? Cioè, perché comunque tutte queste cose che tu sai, racconti, che hai letto, eccetera, mi risulta che anche tu abbia una giornata di 24 ore, no? E quindi mi chiedo, e anche insomma un po' di memoria come hanno tutti, ecco, e come io voglio sapere a che ora ti svegli? Mi sveglio alle 5:30. Ecco, mezz'ora prima di me. Mi sveglio sempre alle 5:30. Quella mezz'ora leggi? No, sì, fino alle 7:30, 8 mi faccio le cose mie. Cosa? Leggo delle cose che mi piacciono o scrivo. Ma qual è la... E mi faccio anche esercizi per la schiena con l'applicazione 7. Io ho anche quella della sedia, lo yoga della sedia, che fa prendere la gamba destra, lasciare gamba sinistra, prendere gamba sinistra, perché no, sbagliano tutti gli accenti, ma... Cioè, tu, con quale criterio leggi? Cioè, tipo, un autore leggi tutto di quell'autore, oppure, per esempio, la letteratura contemporanea la leggi? Ammazza, sì. Sì? Perché io mi devo stare facendo un lavoro che ci sono persone qui davanti sanno, cioè leggendo dalla mattina alla sera manoscritti che per la maggior parte del tempo ti fanno perdere 10 parole a manoscritto, cioè tu sai delle parole d'italiano, poi leggi un manoscritto italiano e ne perdi alcune. Questo, diciamo, succede. Per rinsaldare, diciamo, questa cosa, quindi per essere abbastanza abili per poi leggere altri manoscritti in narrativa italiana, io leggo un sacco di opere classiche, proprio tante, e leggo anche molti romanzi stranieri tradotti, perché secondo me nella lingua delle traduzioni c'è in qualche modo una specie di sostentamento e cura dell'italiano che talvolta non c'è nei libri. Nella traduzione. Esatto, okay. Che c'è nella traduzione, ma non c'è nei libri scritti direttamente in italiano. Certo. Quindi i traduttori e le traduttrici, oltre al resto, sono più sofisticati. Hanno il meritorio, diciamo, sono una specie di guardiani del fuoco, per dirla con Sciola, ma loro stanno lì a dire che l'italiano è quella roba là che se può fa. E quindi questa è una cosa molto, molto importante che mi interessa tanto. E poi d'estate mi faccio la stecca degli autori, quindi l'anno scorso ho fatto tutto questo. L'estate prima ho fatto tutto Somerset Maugham. Certo, sono autori che si possono leggere in un'estate. Certo, se ti prendi, non lo so, Jérôme Cabla-Jérôme, non te la fai, perché ha scritto Simenon, sì, non ce la puoi fare. Cioè, questo. E quindi poi ti segni delle cose o te le ricordi? Mi scrivo dei saggi di solito su quell'autore. Ah, sti cazzi. Sì, scrivo dei saggi. Sì, per ricordarmeli scrivo dei saggetti che però ce l'ho per me. Certo. Sì, perché a un certo punto è sempre, come giustamente dice Giuliano Ferrara, non si possono pubblicare le raccolte di persone in vita, diciamo, sugli articoli, infatti no, però ho questa ossessione perché tanti anni fa avevo scritto un racconto sui Finzi Contini dal titolo secondo me formidabile, che è Romanzo con giardino e altre occasioni, perché un po' per dire che la letteratura ha a che fare con le case, quindi la letteratura dell'Ottocento è principalmente legata alle case. Ma cime tempestose, ma pure, che ne so, anche Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf, e tutta la casa prende per il culo le case dell'Ottocento, tutta quella roba lì, no? Quindi Romanzo con giardino e altre occasioni. Quindi io faccio quest'opera monumentale Avvenire immaginaria, dove scrivo dei saggi sugli autori che leggo, quindi, e poi li conletto tra loro a cazzo anche. Ma per esempio stavo dicendo oggi ad Anna Dotti, dicevo, ma è mai possibile che nella ricognizione del romanzo europeo che fa Kundera, cioè dicendo che il picaresco fonda il romanzo europeo, non ci sta Orlando che del 1928? E quindi ho capito. E se lei cosa ti ha detto? Anna mi ha detto, vabbè, tu mi hai blastato subito, perché tanto Anna Dotti mi blasta sempre, però la questione qual è? Ci sta, quindi posso dire che Anna Dotti mi blasta, perché io pensavo, non riconosce il picaresco perché dura 400 anni, mentre il picaresco ha a che fare col realismo e col tempo reale percepito di una vita umana. E Anna invece subito mi ha ripreso immediatamente, io ho abbozzato mutanda in testa, ha detto, non ha a che fare anche con la questione del femminile, perché il femminile ha un'idea di circolarità del tempo. Io sono stata zitta, ma ce sto pensando da oggi pomeriggio, ma domani mattina la chiamo e dico forse cioè, un altro saggio, faccio un altro, sì, ma Anna Dotti ha detto sì. Però quando è così riesce a condividere, perché io ti sento parlare, sono una grande lettrice, sono un'appassionata, ma non so tutte le cose che sai tu, cioè, perché poi... Neanch'io so tutte le cose che so io. Vabbè, ma allora come fai? Cioè, è difficile, no? Poi è bello ascoltarti, però scambiare è più complicato, no? Ma no, non credo questo. No, perché secondo me più libri leggi, più la rete è fitta per intercettare
ciò che le altre persone dicono. Per tradurre e sentire meglio le cose degli altri. Perciò è un grande esercizio, diciamo, di mediazione culturale la lettura, perché in effetti un po' ti devia, nel senso che sostanzialmente sovrainterpreti o sottointerpreti in base a quello che conosci, però è un rischio che vale la pena correre, perché in effetti uno impara un naturale esercizio di medesimazione, mi sembra. Quindi poi 5:30, 7:30, sì, compresi gli esercizi per la schiena, sì. Caffè alla stazione. Caffè, quando, no, ma io quando sto, diciamo, sì, il caffè, no, io appena, no, ma anche quando stai a Roma vai a prendere a Termini. Sì, sempre, molto comodo, pensa che bello. Sono venuta a prendere il caffè alla stazione. No, quando sono sola col gatto, il gatto mi sveglia un po' prima, verso le 4:30, e a quel punto ci svegliamo, però andiamo. Ma molto dovresti fare, insomma, le preghiere mattutine come i frati? No, però leggo spesso, cioè c'ho sul comodino, c'ho tra gli altri libri che c'ho sempre sul comodino, perché una volta Anna Sommerman Webern, che è una traduttrice, una, come si dice, quelli che traducono, simultaneista, ecco, una simultaneista mi ha detto: è molto importante scegliere i libri da tenere sul comodino, perché metti che muori e poi ti trovano col libro sbagliato. Esatto. E da quel punto io ho cominciato la costruzione dei libri sul comodino, perché se muori ti trovano col libro giusto. Tra questi libri giusti ci stanno gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, che io ho sempre amato moltissimo da quando sono bambina, perché mi avevano insegnato a fare, adesso che cosa, ecco anche lì, cosa hai trattenuto dagli esercizi di Sant'Ignazio a 10 anni, edizione Tea, questo, che io ho visto un film dove facevano questo, cioè piegavano solamente la falangetta, quindi ci ho messo tipo, fai conto, 2 mesi per imparare a fare questo. Nel momento in cui ho imparato a fare questo ho subito fatto su tutte le altre dita. Questo è quello che ho ricavato dagli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola. Comunque questo del comodino è vero, io lo penso sempre quando vado in aereo, che magari incontro un politico, qualcun altro, e dico: cacchio, adesso domani abbiamo la prima pagina, Littizzetto e Salvini dentro l'aereo che è precipitato, e quindi devo condividere la prima pagina, no? E infatti dico: no, signore, ti prego, fallo cadere un'altra volta, non questa volta qua, non insieme a lui, ti prego.